Coach, una partita persa nell'ultimo quarto in cui eravate avanti di 9, avete preso un parziale, credo 24 a 4, qualcosa di 22 a 4, insomma lì se n'è andata, lo dicevi prima, troppe palle perse, ma c'è anche un po' di condizionamento psicologico, cioè la sensazione di non riuscire a portare a casa, perché l'inerzia della partita a fine terzo quarto sembrava veramente nelle mani di Napoli, con tutto il tifo che era, con tutto il palazzetto che era con la squadra, insomma sembrava la volta giusta per rompere questo incantesimo. Insomma. Yes, we have to play. We have to know that three quarters are not enough. And in a fourth quarter we need some cold head in order not to go in these turnovers that we are making. And yes, it is disappointing to lose this way because I believe the players gave everything. I gave everything, and we came short because of this. First of all, turnovers, who break our rhythm, and we were holding defense pretty solid. And then when you get these turnovers, then even fast breaks open up, and then morale goes down. And we have to know that this team is a little bit younger team, and they are acting under the pressure that we know that in what kind of situation we are. We want to grind out of this situation, and these two things are not easy to experience, where I believe this team is going to be really strong if we come out of this downhole situation. Bisogna, insomma, il terzo quarto non è stato sufficiente. Nel quarto quarto avremmo dovuto avere un po' più il sangue freddo per evitare le palle perse che poi hanno portato al cambio di rotta della partita. È deludente perdere così. Io credo che sia io che i giocatori abbiamo provato a dare tutto quello che avevamo, ma forse siamo arrivati un pochettino corti nel momento decisivo e quelle palle perse hanno dato via dei contropiedi facili che un po' hanno cambiato la partita. La nostra squadra è una squadra giovane, sappiamo che sotto pressione può fare fatica, ma sono fermamente convinto che se troviamo la quadra e il click giusto, questa squadra può venire fuori alla grande da questo momento difficile. Coach, effettivamente nei primi tre quarti si era vista forse, io dico, la migliore Napoli di questo inizio di stagione, con una difesa, a parte l'ultimo periodo, che insomma ha fatto vedere che poteva finalmente essere aggressiva, e soprattutto un numero di assist molto alto. La squadra vista stasera mi è sembrata la migliore versione della Napoli, che sarà pur senza Pengos e senza Hall, che sappiamo non farà più parte di questo team. Di cosa hai bisogno? Di cosa hai bisogno per fare questo step e rompere questo incantesimo e cominciare? Dennis Cavina poco fa diceva: il nostro campionato comincia oggi perché abbiamo vinto, e da oggi comincia il nostro campionato. Cosa manca a Napoli per cominciare il suo campionato? In this game we were lacking a little bit of cold head in order not to make stupid turnovers and to keep our game plan live. And this is simple as that. You have to have composure from head of the team, me, then playmaker, secondly, to keep composure. And we didn't hold composure. We passed the ball in their hands with some stupid situation. And this takes the energy away from our players. And we have to know better how to keep the game plan live. And everything was working well for us until we were making simple decisions and simple passes and not acting like heroes.
bisogno di provare a tenere la compostezza e la testa sul piano partita in tutti i momenti della partita, non pensare di fare gli eroi. In questa gara, insomma, quello che è mancato è stato un po' il sangue freddo nel momento decisivo, che ha portato alle palle perse che hanno cambiato la partita. E insomma, la testa pensante della squadra, il playmaker e io, forse potevamo essere più bravi in questo. E dalla, un'ultima, poi è finito, e dalla società cosa ti aspetti invece adesso? Insomma, da, ovviamente va sostituito Hall, ma cosa ti aspetti in termini di mercato? Trust me, we are working hard in order to bring the best possible players to Napoli, and it's not easy. We are spending days practicing and spending nights looking at the reinforcements that we want to make. Credetemi, stiamo lavorando duro notte e giorno per poter provare a portare a Napoli i migliori giocatori possibili per questa squadra. Non è facile, ma ci stiamo provando. Un identikit prova a dartelo, un giocatore esperto, un giocatore che con la mente fredda, come dicevi tu, nei momenti finali, forse è quello che manca. Ovviamente Pengos non c'era stasera, ma insomma, però forse manca quel tipo di giocatore. We have different options in our heads, and we are looking what's going to happen in a market. So, in a mix of those two things, we will find the best possible solutions for Napoli Basket. La migliore scelta possibile verrà fuori dall'incrocio tra quelle che sono le nostre opzioni che abbiamo in testa e le opportunità che fornirà il mercato. Coach, ti voglio solo chiedere quanto sei preoccupato dalla situazione che si è venuta a creare e che ha portato questo 0-4 di inizio campionato. How much are you worried? How much are you worried about the situation in this moment? Listen, I'm questo momento è per me è distrutto, perché tutto a mio vivo è perfetto. I miei figli, mia moglie, mia famiglia. Tutto è perfetto, solo uno sogno è tu per me è adesso, per nostra famiglia di Napoli Basket iniziare a vincere, per nostri tifosi to be proud of us, and nothing else matters, nothing else matters. Ho una vita perfetta, non mi manca niente, mi manca solo trovare il modo di regalare una vittoria alla squadra, famiglia Napoli Basket, ai tifosi, alla città. E non mi basta quello che ho, vorrei questo. Grazie, coach, in bocca al lupo. Pedro.